Mi era stato chiesto di parlare della valutazione del danno sanitario, però io ho aggiunto che cosa c'entra fra che un prete, perché oggi abbiamo invitato il nostro vescovo, gli hanno detto che sta per arrivare, e il centro della discussione è che ci sono scelte politiche che hanno un fondamento morale, e il fondamento morale è quell'insieme di cose che tutta una popolazione crede e sulla quale bisogna riflettere insieme. Allora, vedete, questo si vede male, peccato, perché sono delle mele pure leggermente bacate, biologiche. Sono queste il frutto del lavoro degli esseri umani, sono per questo un frutto buono, nutrono le persone, sono biologiche, la gente ci ha lavorato. Questo giovane qua, secondo te, sono il lavoro che produce questo, scusami, non so che imbarazzante, che questo, il lavoro che produce questo frutto può essere ritenuto buono? Certo, certamente sì, aia, non proietta bene, comunque non fa niente. Se è prodotto da un contadino, certamente no. Se è il prodotto del lavoro di uno schiavo, quello che è il centro del nostro obiettivo non è il prodotto, non è il lavoro, ma l'obiettivo è l'essere umano. Brava, possiamo dire. Possiamo tutti convenire su questa frase. L'errore del primitivo capitalismo può ripetersi dovunque l'uomo venga trattato, in un certo qual modo, al pari di tutto il complesso dei mezzi materiali di produzione, cioè come uno strumento e non secondo la vera dignità del suo lavoro, cioè come soggetto autore, cioè il vero scopo del processo produttivo. Lo scopo. Bene. Questo l'ho detto, mio signore, questo l'ha detto, ahia, si vede niente, questo l'ha detto Papa Giovanni Paolo II, in un suo lavoro che si chiama, lo leggo che in inglese, in latino, Labor ex Cercens, e si chiama Il giusto, eccolo qua, il giusto ordine dei valori. I valori devono essere messi secondo un ordine giusto. Pertanto, non si vede, ve lo racconto io. Pertanto, il prodotto acciaio del sito di Taranto può essere ritenuto giusto se non corrisponde a una minaccia al giusto ordine dei valori, e cioè se non produca un danno alla vita delle persone, che sono il vero obiettivo del lavoro. L'obiettivo non è l'acciaio, l'obiettivo non è lavorare, l'obiettivo è l'essere umano. E pertanto della odio, devo. Pertanto, il criterio etico, noi dobbiamo decidere come comunità, il criterio morale per approvare o non approvare la produzione di acciaio sul sito di Taranto consiste nel valutare se esiste o non esiste un danno alla popolazione, e pertanto la valutazione del danno sanitario diventa centrale. Dunque, solo se non c'è un danno alla vita delle persone, il lavoro è eticamente accettabile perché rispetta il giusto ordine dei valori. Qui non si vede niente, a Taranto negli anni la produzione è potuta continuare, dunque, negando o misconoscendo il danno sanitario, e l'abbiamo già visto prima, ha detto anche il dottor Venosi, come sono tutti quei soldi, non li usano, come mai? E ci sono stati tutti quei lavori, come non se ne accorgevano? Oppure contraddicendo l'assunto che l'uomo è all'apice di questo sistema di valori. Ora esamineremo come questo nel tempo è successo. La negazione del danno, negazione, quando dico negazione non indico un criterio, come dire, giuridico, la persona è stata colpevole di averlo fatto, può darsi che abbia stimato diversamente, sottostimato, nascosto a se stesso, non è necessariamente il frutto di una colpa. In realtà molte persone adesso sono esposte a un procedimento giudiziario, ma non è questa la sede di un processo, è solo un'analisi che noi facciamo sulla base di valori etici. Negazione del danno vuol dire
dal 65 la vado veloce al 2011, in cui è stato fatto lo studio Sentieri che ha dimostrato l'eccesso di mortalità. Al 65 il dottor Recese disse che la gente si sta ammalando di malattie polmonari. Ripetutissimi esami e studi sono stati fatti dall'81 al 94, questo dell'OMS, che dichiaravano che aumentava la mortalità, e poi dal 92 al 96 la mortalità per cancro, il 25% della mortalità generale, a livelli più alti rispetto a quelli del sud Italia. Maschi, femmine, siamo di fronte a un'incidenza raddoppiata in meno di 20 anni, il quartiere più prossimo a quello più esposto. Successivamente, 99-2001, questo studio, che molti studi li ha firmati il mio amico Aldo Minerva della ASL di Taranto, il quale diceva: già lo sapevamo, ma adesso aggiungiamo che c'è un eccesso. E poi nel 2004 quest'altro studio che dice: ma la gente viene rinfatto, si ricovera per malattie respiratorie. 1970-2004 c'è questo studio riepilogativo, peccato che non si vede il bianco, perché è nero sul blu, ma non era nero a casa. E la prima volta allora vi leggo sotto gli autori che dicevano: è la prima volta che si guarda la mortalità per un periodo così lungo, da cui emerge che la città di Taranto da tempo sopporta una mortalità di rilievo, le malattie stanno aumentando. Tant'è che il professor De Gennaro nel 2008 un corso che fu fatto dall'ARPA diceva: ma scusate, sono 10 anni che le istituzioni scientifiche presentano risultati così eclatanti, ma per quanto tempo, 2008, dovremo continuare a monitorare una malattia così conclamata? Cioè, già si sa, continuiamo a fare le analisi. Bene, meglio direi. E diceva, aspetta, ecco qua: ma per quanto tempo, 2008, i cittadini dovranno essere esposti indebitamente a sostanze certamente cancerogene, 2008, eccedenti largamente i valori obiettivo per la normativa vigente? E fu io stessa nel 2010, scusate l'autocitazione, in un convegno organizzato qua a Taranto, a intitolare la relazione preoccupazioni esagerate, noi ci stiamo esagerando noi forse, e proiettai questa immagine, nella quale dicevo: ma dobbiamo proprio mettere il dito dentro, ma perché non ce ne accorgiamo? Questo è San Tommaso del Caravaggio. Ora osserviamo invece che in questi anni uno strano disaccoppiamento fra la gravità dei dati e le dichiarazioni pubbliche di alcuni attori della scena. Allora ripeto, non è necessariamente la colpa che uno ha fatto, può darsi che sia una, come dire, una diversa, una strana e diversa percezione, però possiamo osservare che nel 2008 a un'interrogazione alla commissione parlamentare d'inchiesta il nostro presidente della provincia diceva: beh, per quel poco di conoscenza che ho dell'impianto, secondo un calcolo del dipartimento, se togliamo il numero dei decessi per malattie polmonari, fegato e vescica, che hanno riguardato i lavoratori, la nostra città rientra sostanzialmente nella norma e sotto la media regionale per alcune patologie regionali. Noi sappiamo che le morti per tumore ve li siete inventate in quel famoso filmato, noi sappiamo i dati confortanti del nostro sindaco sul giornale dell'Ilva, noi sappiamo che nel 2012 in un'intervista il nostro ministro Orlini diceva: i dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità dell'Osservatorio mostrano che questo eccesso di mortalità di cui si parla tanto non ha riscontro. Allora, l'intervento della magistratura contro quello che era diventato il mostro per i cittadini diviene dunque un atto di verità. Non è tanto un intervento giudiziario, ma è un affermare con la forza della legge quello che tutti sapevano, e cioè attraverso i suoi periti che l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera causa malattia e morte. A questo punto c'è il sequestro. Cosa fa il nostro governo? Dice: beh, mo faccio una cosa, fino adesso abbiamo scherzato, faccio un'altra AIA, do un'altra autorizzazione con altre prescrizioni, dopodiché fa quest'altra AIA, scusate la semplificazione per andare, e poi fa la legge famosa Salva Ilva.
Ascoltate, ecco, l'acciaio è di interesse strategico, non si legge neanche qui, il decreto salva IVA, l'acciaio è di interesse strategico, la produzione deve continuare. Come deve continuare? Numero uno, l'ILVA è un impianto siderurgico di interesse strategico nazionale. Numero due, tutti quelli che sono di interesse strategico nazionale, anche se sono sottoposti a sequestro, devono continuare a produrre se c'è l'interesse all'occupazione e alla produzione, purché rispettino i criteri dell'AIA. Allora, il ricorso alla Corte Costituzionale della dottoressa Vittorio, che cosa diventa? Un braccio di ferro sul giusto ordine dei valori. È tutta una discussione etica, è per quello che noi oggi abbiamo invitato, ed è importante, l'autorità religiosa della più grossa comunità religiosa del territorio, e anche per questo io vi richiamo a pensare che solo da una riflessione morale della nostra comunità può discendere una giusta politica, non è una questione di tecniche di produzione. Allora, dice la dottoressa, dice, scusate, ma tra i diritti fondamentali della persona c'è quello della salute. Lo dice l'articolo 32, il 41 dice l'iniziativa economica non si può svolgere a danno della salute delle persone. Ma il governo eccepisce. Noi dichiariamo che sia inammissibile quello detto la procura di Taranto. Perché? Perché l'opinione del giudice, cioè della Todisco, secondo la quale il diritto alla salute avrebbe un carattere assoluto, non suscettibile di bilanciamento, non può essere condivisa. A questo punto Taranto si interroga, riempie le strade, ma sono i bambini e le madri, che sono la vita fatta corpo, che sono le donne che danno la vita, che chiedono che la Corte Costituzionale assuma una giusta posizione a difesa del diritto prioritario a vivere, a fare figli, ad avere i bambini, ad essere bambini. La Corte Costituzionale si esprime e dice, e qui eravamo arrivati, non si può condividere l'assunto del rimettente giudice, dottoressa Todisco, per le indagini preliminari, per cui l'aggettivo fondamentale dell'articolo 32 rivela un carattere preminente del diritto alla salute rispetto ai diritti della persona. La quantificazione come primari dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati agli altri, non che siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Bisogna fare un bilanciamento. Allora, se secondo un dizionario, sovvertire significa mutare radicalmente anche la morale corrente. Noi possiamo dire che questo, fra virgolette, prima che io venga querelata, è un atto sovversivo. C'è il giusto e il sovversivo del giusto ordine dei valori, che sono i valori sui quali si fonda la nostra cultura, che è una cultura fondamentalmente cristiana, e un giusto ordine dei valori sui quali si fonda la nostra Costituzione, che lo propone, secondo il mio giudizio, quello del giudice rimettente, oltre stato visto all'apice. Ma perché? Perché quando si parla di bilanciamento, la Corte Costituzionale dice che bisogna bilanciare un rotolo d'acciaio con la vita di un bambino, e noi non riteniamo che questo possa essere accettabile. Guardate, la tutela dell'ambiente però è garantita, perché l'AIA, è vero, sti 36 mesi portato poche pazienze, però alla fine dell'AIA, in effetti, con tutti gli interventi, tutti i soldi spesi e tutte le cose, alla fine riusciremo sia a produrre l'acciaio che a stare tranquilli. Ma questa cosa ci convince? No. Vediamo un po' perché. Dice, tempo temporale 36 mesi, rimuoviamo tutto quanto, negando, fra virgolette, un possibile successivo danno sanitario. Ma su che cosa si fonda questa certezza? Noi diciamo no, però poi dobbiamo dire, ma perché no? Perché no? E poi vediamo insieme. Siedi tu. Allora, io e mio fratello, Piero Minardi, il pediatra di questo paese, ci vediamo a Roma.
attestare, a fare delle osservazioni a quest'AIA, e scriviamo, dopo notti passate a studiare il documento, nonostante ulteriori interventi su di e quel giorno c'era la provincia, il comune, la regione, c'era l'ARPA, c'erano tutti, il governo. Scriviamo, nonostante gli ulteriori interventi sugli impianti, allo stato attuale delle coscienze non è possibile affermare con certezza che non ci sarà un'esposizione della popolazione a questo inquinante. Anzi, risulta che la Commissione AIA si è espressa affermando che non è compito suo conoscere l'efficacia degli interventi. Quindi noi mettiamo i migliori interventi possibili per tecnici, però perché ne sappiamo non funziona, non funziona. E noi scriviamo, si ritiene pertanto che le trasformazioni con intento migliorativo prescritte nella visione avrebbero una validazione in termini di prevenzione dei danni da salute solo dopo, cioè trattandosi di provvedimenti la cui efficacia non è certa oggi, ma la dobbiamo documentare solo nel tempo. Ci ora sistemo gli impianti, voi vedete quanta gente voglio, accidenti, dobbiamo fare un'altra cosa. Questo non è eticamente accettabile, scrivevamo noi. Come siamo? Ma anche il più importante settimanale cattolico, che sarebbe Famiglia Cristiana, scrive un editoriale del magistrato Sansa, non ci crede, dice: si è scelto di salvare lavoro e produzione sacrificando il meno possibile vita e salute, progettando un risanamento della durata di molti anni. Si è accettato da parte dello Stato un rischio, anzi un male certo, per persone di cui si ignora soltanto il volto. Per quale motivo interviene Famiglia Cristiana? Perché ribadisco sin dall'inizio, questo è un problema etico sul quale si fondano delle scelte politiche, un problema etico sul quale un'intera comunità deve interrogarsi. Che cosa dobbiamo fare? Che vie dobbiamo prendere? Ma non ci crede la popolazione, decreto infame e criminale, AIA con licenza di uccidere. Allora, loro dicono noi sistemiamo. Una parte dice non è vero che si sistema. Come facciamo a stabilire se veramente dopo l'AIA ci sarà la tutela della salute delle persone? Esiste un documento che si chiama valutazione del danno sanitario, è un documento teorico, non c'è bisogno di fare gli impianti quando avete chi muore. Si fa un calcolo a tavolino e si dice questo. E tra l'altro questo è il prodotto di una legge della Regione Puglia. Cioè, per tante cose abbiamo criticato, ma per la correttezza e l'onestà intellettuale che ci deve sempre caratterizzare, questo atto giusto gli va riconosciuto. Che cosa dice? Mo facciamo così, calcoliamo prima dell'AIA nel 2010, in base a tutti gli inquinanti che sono stati immessi, quanti ne sono stati immessi, quanto era il rischio di morire per le persone, e dopo l'AIA facciamoci il calcolo, quanti inquinanti verranno immessi, su quante persone ricadranno, e vediamo, c'è una differenza. Quindi non è una questione di opinioni, è una questione di calcoli. E così, assennato si è messo al lavoro, si è fatti i conticini scrivendo: il principio logico per fare questi conticini è finalizzato ad assumere decisioni prima, in funzione preventiva di contare morti e malati a causa delle emissioni, sottraendosi alla logica del finora tutto bene di quel signore che cadendo dal terrazzo del grattacielo sprecciava davanti al sesto piano. Ecco, cioè dire che è morto, teniamo chiuso e va a benone, il problema non ci interessa che adesso stanno sistemando e un po' chiuso e va benone, perché poi ci sprocederemo al suolo. Quindi diciamo che noi concordiamo appieno con quello che dice Alfa Puglia. Ed allora, prima fase di questo studio, state attenti che questo è importante, calcoliamo quanti inquinanti vengono immessi nell'aria, quelli che sono dannosi per le persone. Vedete un po', ma questo serve a capire bene bene prima la mappa. Allora, quella è Ilva, questa è la città vecchia e questa è la città nuova. Quella nuvola che vedete è come si disperde la polvere prodotta dall'acciaieria su tutto il territorio nel 2010, dove il colore più forte è rosso, vuol dire che ce n'è di più, dove è giallo, poi verde, più blu, dove ce n'è. Tutti quelli che stanno sotto questa nuvola sono esposti a questi inquinanti. Questa situazione è 2010. E noi vediamo che effettivamente, a parte i poveretti del quartiere d'Amburi e una parte del borgo, al 2016, dopo l'AIA, beh, ci sarà una notevole riduzione dell'emissione di polveri. Ma se noi vediamo il pezzo a Pirene,
prima e dopo? Ah, certamente ci sarà una riduzione, ma la città dentro stava e dentro sta. Il quartiere Tamburi rosso era e rosso rimane, a conferma di quello che io, mio fratello Piero Inaldi, scrivevamo. Esiste documentazione scientifica che afferma l'impossibilità a livello attuale delle conoscenze di ottenere un livello inferiore a un nanogrammo metro cubo aria entro 1700 metri da una cokeria. In questo raggio ricade non solo il quartiere Tamburi, ma tutta la città vecchia. Scriviamo prima di conoscere i risultati, perché prima si studia l'argomento. Avevamo letto queste cose degli acciaieri inglesi che abbiamo messo per iscritto. Ma è anche quello che su un importante libro prodotto dagli atti del convegno indetto dal nostro vescovo il 7 novembre, il lavoro di Nardi, che dice: guardate che là a Duisburg le hanno abbattute le cokerie, le hanno spostate di un chilometro, a 2 chilometri stanno ancora a 0,9. Questa è una conferma, quindi non sono ipotesi. Ma vediamo per esempio il naftalene, si riduce, ma la città dentro stava e dentro sta. Vedete che addirittura il benzene, che la dottoressa oncologa prima diceva quello che fa le leucemie, addirittura aumenterà dopo. E se dobbiamo spendere questi soldi per far aumentare il benzene? Così come aumenta i policlorobifenili, aumenteranno, aumento delle emissioni attribuite. I policlorobifenili sono quelli che stanno nel grasso delle pecore, quelli che sono stati trovati nel latte delle madri, quelli aumenta, quelli che si mettono nel suolo e prima di andare via ci vogliono 15 anni di vita. E aumenta, vedete come si depositano al suolo prima e dopo, e questo, e non si apprezzano sostanziali differenze neanche per il piombo. Vedete il piombo che nuvola? È una nuvola che arriva quasi fino a Massafra, né prima né dopo. E questa è la deposizione di piombo al suolo. Voi sapete, il quartiere Tamburi hanno trovato contaminato da piombo policlorobifenili. Questa è la diossina, la nuvola si riduce, la città dentro sta, dentro sta. Questa è la deposizione al suolo, questo è il nickel. Capite l'immagine? A sinistra il vecchio, a destra il nuovo. Arsenico si riduce, la città va dentro sta, dentro sta. Deposizione al suolo. Cadmio al suolo. Selenio al suolo, cromo esavalente cancerogeno, quello che la gente urina a Taranto estate. Vedete che nuvola arriva fino a Palagiano. Siamo una miniera ricchissima. Come no? Cromo esavalente al suolo. Allora, basta evidenziare però, noi abbiamo visto sta cosa, mamma mia, però basta vedere queste emissioni per dire che noi staremo male? E se per esempio ognuno di questi inquinanti stesse nei limiti di legge e non li superasse, noi terra delle gravine sappiamo che gutta cavat lapidem, che una persona che sta per anni esposta ad una goccia si scava una gravina, e che non è una goccia ma sono le mille gocce del selenio e del cromo di questo e di quel, quindi non basta un solo elemento. E noi sappiamo anche che i bambini piccoli sono molto più esposti nella gravidanza, e che quindi quello che capita per un adulto non capita per i bambini. Allora, tant'è che pure Arpa dice: è discutibile la convinzione per la quale i limiti ambientali siano idonei a tutelare la salute. Come dire, non è che io sto al nanogrammo, sto 0,9, sto una meraviglia. È discutibile, perché che cosa devo fare? Devo calcolare che cosa. Infatti, vabbè, non mi fermo su questo, se no perdiamo tempo. Perché noi sappiamo che il rischio cancerogeno non esiste, cioè non è che uno dopo un po' diviene un cancro, è verticale. Chiaro che chi è più esposto ha più possibilità. Allora cosa ha fatto Arpa Puglia? Ha visto il miscuglio orrendo di sostanze, le ha calcolate e ve le ho fatte vedere, e poi si è fatti i calcoli. Ma vediamo cosa ci tocca a noi. Esposizione alla popolazione, vedete? Questa è un'altra ombra grande, ma questa non è un'ombra di inquinanti, è un'ombra di probabilità. Tutti quelli che stanno sotto quell'ombra, quelli che stanno nel marroncino intorno non corrono rischi in seguito all'esposizione respiratoria. Quelli che stanno dentro lo corrono, corrono di più quelli che sono nel rosso, di meno quelli che sono un po' di meno, quelli dell'arancione, e meno ancora quelli del giallo. Ma non che quelli del giallo non lo corrono, è come dire che se io mettessi un cecchino sul camino ai 312 con una mitragliatrice, corre più un rischio quello che sta avanti, meno rischio quello che sta più lontano, ma non che quello sta più lontano sta sicuro. È solo una, come dire, una probabilità maggiore o minore. Uno dice: voi sapete la bella novità, togliete il cecchino, cioè che dovessi spostarmi dove. Ma questi sono tanti sottostimati, perché non sono state calcolate l'effetto delle polveri,
perché non è stato calcolato il rischio dei bambini che mettono le mani per terra e si mettono in bocca il piombo piuttosto che i policromi fenili, perché non è stata calcolata l'amplificazione. Per esempio, i feti esposti in gravidanza hanno un rischio 10 volte maggiore di sviluppare un cancro di una signora dei 60 anni come me, che solo pecca adesso. Vedete, le donne dichiarano la loro età. Questa invece, se quella è la situazione, questa è la zona dello scenario 2016 in cui il rischio sarà di misura inaccettabile. Cioè lì proprio non è troppo alto e la scienza dice inaccettabile. Allora, le conclusioni che leggiamo insieme di Acquapuglia sono: sia per il quadro emissivo 2010 che per lo scenario successivo AIA c'è una probabilità aggiuntiva di sviluppare un tumore nell'arco dell'intera vita superiore a 1 a 10.000. Per una popolazione di 22.500 persone a Taranto prima, per una popolazione di 12.000 residenti a Taranto dopo, bisogna ridurre il numero soggetti esposti. E questi sono dati sottostimati. Allora, quando il nostro cortese e di buonissima volontà vescovo ha organizzato, invitando il ministro dell'ambiente, penso che meritasse che gli fosse detta la verità. Noi recepiamo dalla pagina 77 di quel libro che vi invito a leggere, che il ministro Orlando disse in quella sede, virgolettato: l'AIA è in grado, se attuata completamente nel rispetto della tempistica, di assicurare compiutamente la tutela dell'ambiente. Ehi, la mamma. E il gruppo, tutti fermi, non è una critica partitica, perché poi c'è uno schieramento amplissimo. Allora, e quando si dice, quando capiranno che il parco minerale, i nastri trasportatori sono coperti, le cokerie verranno adeguate, allora gli ambientalisti applaudiranno. Non è vero. E quando Confindustria dice, Confindustria non condivide le dichiarazioni scettiche verso un processo di risanamento dei libri, non è che sei scettica, parola mia contro la tua, al VAR diciamo che il mister doveva mettere quell'attaccante piuttosto che l'altro. Ci sono i dati scientifici, che o li conosciamo o non li conosciamo, non è scetticismo secondo me, ma secondo te, no, non è così. La negazione del danno possibile non può che essere foriera di lutti. Inoltre il ministro dice: guarda, se ci sono delle modalità di costruzione degli impianti, sentivamo il professor Valerio prima, di costruzione degli impianti, delle possibilità che riducono il rischio sanitario, io credo che vadano prese in considerazione. Va bene, allora noi capiamo di queste cose, perché ci occupiamo tutti di altro, insomma, di ingegneri, andiamo dove? Andiamo sempre sul nostro libretto, in cui parla un professore che mi sembra di grande qualità, veramente importante, il professor Genon, che nel capitolo innovazioni tecnologiche, poi vi invito a comprare il libro, se faccio pubblicità per l'editore Scorpione comunque, c'è scritto, per esempio, una bella tabellina su Corex e Phoenix, non entriamo nei dettagli, sono delle modalità per produrre eliminando cokerie agglomerate. Allora, se il ministro dice, se ci sono delle modalità, e cioè non dice che ci sono, allora adottiamo. Peccato che il Movimento 5 Stelle presenta al governo una... un emendamento chiedendo la riconversione del settore adottando Corex e Phoenix, e il governo boccia. E allora non siamo com'è, questo va. Allora, noi diciamo, ci sarà qualche altro sistema, innovazioni tecnologiche, il preridotto, abbiamo sentito prima parlare. Benone. Allora noi ci leggiamo la relazione che ha tenuto Edo Ronchi il 2014 a Roma, nel quale parla proprio di queste modalità produttive e dice: guardate che noi se usiamo il preridotto a tanto faremo anche meglio di Duisburg. Però, e anzi mostra pure una tabella nella quale si vede che Corex e Phoenix proprio non erano il massimo, però il preridotto è buono. Allora dice: beh ragazzi, allora sta sto preridotto, usiamo il preridotto, se non ci ammaliamo più nessuno, ma perché in maniera pregiudiziale dobbiamo chiedere la chiusura dell'area a caldo? Cioè non c'è ragione, perché noi ci teniamo tutti gli occupati, ci teniamo la produzione, usiamo il preridotto. Però il ministro Orlando dice: sentite, sì, abbiamo avviato un lavoro, questo è virgolettato, si legge sul libro famoso,
avviato una sperimentazione, cominciamo gradualmente, puntiamo al futuro, e poi noi sappiamo che si tratta solo di 2,5 milioni di tonnellate su 8, gli altri milioni di tonnellate come li produciamo? Sempre col vecchio sistema? Ma il dottor il professor Genon e la dottoressa Bicelli e Lupo, sulla proposta, non è stata ancora pubblicata, proposta di misura del piano di misure delle attività di tutela, il piano ambientale famoso, si mettono da scienziati e da persone che mi sembra serie le mani avanti, dicono: sentite, noi dobbiamo garantire che non succede niente. Lo strumento di valutazione del danno dovrà accompagnare la verifica degli scenari che si determinano attraverso queste sperimentazioni, al fine di verificare puntualmente gli impianti e gli impatti, scusate, attesi in termini sanitari. Che vuol dire? Dice: noi non è che diciamo fate il previdotto, fate corex e fines post vedere, si chiama già, no, fatevi prima i calcoli, perché non è che possiamo giurare che muoverà meglio. Allora la nostra posizione è questa, vi fate i calcoli e poi vedete, mentre noi sembra che qui stiamo già partendo con le soluzioni senza avere fatto i calcoli, e anche con le proposte che non sono giustificabili, perché qui ci sta in mezzo la vita delle persone, la vita dei figli, di gente che muore e non rinasce più, e quindi ha bisogno ora, subito, prima che qualunque ipotesi venga fatta, di sapere se ha un senso o è priva di senso. Allora, visto che avete pazienza, però attaccate queste altre, detto, poi se non reggono mollo, visto che avete pazienza, allora che ha fatto poi il governo? Ha detto: oh caspita, ci sta la valutazione del danno sanitario dell'Alpa Puglia, ma come la mettiamo? E hanno detto: mo ve la facciamo noi la valutazione del danno sanitario. E dice: ma come, non andava bene quello? Tant'è che Alpa fa un esposto e dice: beh, com'è che state facendo un'altra valutazione del danno sanitario? E poi protesta, perché la valutazione del danno sanitario è messa nella legge, dice Alpa Puglia: i criteri interministeriali impediscono l'immediata assunzione della valutazione dell'efficacia, differendo al termine della scadenza 2016-2017 la verifica, che invece la normativa pugliese prevede subito. Come dire, il governo dice: senti, mo facciamo tutti i lavori, poi alla fine facciamo la valutazione, e Alpa Puglia dice: no, ma facciamola subito, che quella è preventiva, scusate, che fate primi lavori, questo è l'esposto. E ancora, dice Alpa Puglia, è stato prescritto che il rapporto di valutazione non modifichi unilateralmente l'AIA, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame. Va a dire, dopo che 2006-2007 questi fanno la valutazione del danno, non è che obbligatoriamente poi si riaprirebbe un'AIA. Dice: beh, abbiamo constatato che Tizio, Caio e Sempronio stanno male, riapriamo l'AIA e cambiamo le condizioni. Non è incluso nella legge, dice Alpa Puglia. Tant'è che SEL presenta una cosa al governo, si dice un'interrogazione, dice: scusate, ma perché non l'anticipiamo? Bocciato, non si anticipa niente, si va avanti prima con i lavori così vide. E com'è questa valutazione? Complicatissima. Via sinistra facciamo tutti i sistemi e poi calcoliamo i morti, via destra vediamo tutta una serie di parametri sugli inquinanti. Quando viene fatta, presentata questa legge, saltano sulla sedia così gli epidemiologi italiani e dico: oh, ma che avete fatto voi qua? E non si capisce cosa accadrebbe in caso di esito negativo per la salute, previsto con la frase: i danni alla salute della popolazione sono attribuiti. Vale a dire che quando alla fine della procedura si arriva alla constatazione che c'è un danno, 2006-2007, cosa si fa? E questi dicono: ma lo avete detto cosa si fa? E Alpa Puglia dice: sì, si sa cosa si fa. I criteri previsti prevedono un'inutile ripetizione di studi e in ogni caso, che anche nel risultato ovvio della conferma dei danni, non è previsto alcun intervento, nessuna possibilità di riesame. Infatti si legge, la leggenda dice: esito, dopo gli studi epidemiologici, i seguenti danni alla salute della popolazione sono ragionalmente attribuiti allo stabilimento, senza facoltà di riesame dell'AIA. E gli epidemiologi dicono: scusate, ma anche quando calcolate tutti gli inquinanti? E questo è un complesso susseguirsi di passaggi che portano dalla fase 1 alla fase 3. Ma ci domandiamo se avete fatto degli studi pilota, degli esercizi di fattibilità per capire se, come, in che tempi si arriva alla fine di questo calcolo? Questo non obietto io che niente ne capisco, ma gli epidemiologi italiani. Allora,
noi vediamo che la posizione delle, che io stessa espressi, e ancora una volta ringrazio per la possibilità di esprimere durante il corso del convegno organizzato dal Monsignor Santoro, era questa: intanto si fermino immediatamente gli impianti, come aveva detto la polizia. Così come dice Genon, Lucia Piceglia e Lupo, se voi avete delle proposte da fare, dite: domani esce un sistema meraviglioso che un biscottificio inquina di più, allora ci presentate la valutazione del danno sanitario prima, se nessuno corre nessun rischio, passa. Ma se non esiste nessuna modalità produttiva che garantisca la salvezza dell'ultimo dei cittadini di questo territorio, l'area a caldo deve essere chiusa. Tornando all'inizio, con Giovanni Paolo II noi diciamo che la vita è all'apice della gerarchia dei valori e che la vita dei nostri figli è di interesse strategico per noi. Grazie davvero.